City Report. Cari amici di City Report, siamo nel municipio Olto, Quarto Giaro, stazione di Quarto Giaro e prossimità, insieme all'amico Hermes, insieme a Paolo Rusconi. Direi che possiamo cominciare citofonando la scuola trash. Va bene, vi faccio un piccolo racconto. Allora, questa scuola che state vedendo in questo momento da fuori, ci è stato assicurato che è stata messa in sicurezza. Noi l'abbiamo guardata bene, è stata lastrata, tutto ok. Peccato che all'interno rimanga un sacco di degrado, tipo questa bicicletta che è sempre utilissima anche per scavalcare ed entrare dentro. Come potete vedere è qua. Dentro troviamo anche un fax, un po' di rifiuti in giro. E la vera domanda, come ogni volta, è sempre quella: ma se si mettono in sicurezza queste strutture, non le si potrebbe magari anche utilizzare? Guarda qui, questi sono tutti i rifiuti che sono rimasti in giro, ma ne vedremo anche di molto peggio. E nell'ambito della famosa situazione trasporti, usati i mezzi pubblici, eccetera, vi facciamo vedere, per arrivare alla stazione di Quarto Giaro, che bel percorsino che c'è. Troviamo dell'altro sporco qui. Ma proseguiamo, andiamo Hermes, facciamogli vedere cosa c'è qua avanti. Sempre con la camera il nostro Paolo Rusconi. Un quartiere densamente popolato, siamo a nord Milano. E siccome dice qualcuno che le stazioni dovrebbero essere il biglietto da visita, siamo molto lontani da vedere i biglietti da visita. E vi dico anche un'altra cosa, sinceramente non ho intenzione oggi di entrare propriamente in stazione per un semplice motivo, perché questa stazione, anche questa, è stata plurisegnalata per la questione degli ascensori che non funzionano, degli ascensori tutti distrutti, degli ascensori graffitati. Non vogliamo star qui a far vedere sempre le solite cose, vi facciamo vedere solo gli ultimi mutamenti da quando è stata istituita la nuova striscia blu dal sindaco Sala, no? Questi sono i mezzi di corrispondenza. Attraversiamo il sottopasso, guardate che robina carina. Potremmo anche dire che c'è la raccolta differenziata a Milano, ma secondo voi, vedendo ste sceneggiate, qualcuno ci crede? Cosa ritroviamo, Hermes, qua? Boccioni dell'acqua, esatto, che sicuramente non sono quelli della Caritas. Come al solito, vestiti di bambini, pannolini oltretutto, indumenti di bambini piccoli, di adulti e immondizia di ogni genere, e siamo sempre appunto a capo. Magari abiti della Caritas, ma seguimi, guarda che attenzione che qua arrivano un po' in velocità, andiamo. Ma guardate qui, da qui si vede il cartello stazione Ferrovie Nord Milano Quarto Giaro. Inquadra un po' più in qua, e queste sono le scale che le persone devono prendere per passare dall'altra parte. Questo è un cavalcavia, no? Guarda qua. Ah, ci sono anche i rollerblade, esistono ancora? Ah, quelli sì. Ce n'è di roba e non è nuova, come vedi c'è l'acqua dentro, in questi giorni a Milano ha piovuto e si è assorbita l'acqua, quindi non è neanche... Avanzo di cantiere questo qua. Quindi, AMSA ogni quanto fa i passaggi qui, ci sarebbe da chiederlo. Queste sono le cose di cui un sindaco dovrebbe avere accortezza, perché l'AMSA dipende dal comune.
ma proseguiamo, perché mica è finita qui, non siamo ancora arrivati all'ingresso della stazione. Ingresso della stazione seguendo questa strada qui. E andiamo, proseguiamo. Questa è la strada che porta all'ingresso della stazione. Diciamo che il fango lo tolleriamo ancora solo per il semplice motivo che ci sono stati gli alluvioni, è esondato il fiume, quindi ci può stare che ci sia sta roba. Come vedete, questi sono i binari, sono le persone che stanno aspettando per prendere il treno. E voi mi direte, vabbè, magari qui dove avevi fatto vedere Tullio insieme ad Hermes queste cose e a 30 metri dalla stazione se ne sono dimenticati, ok. Ma invece l'ingresso vero e proprio della stazione, dove passano centinaia se non migliaia di persone, può essere che nessuno ha visto? Guardate qui. E vi dico, stavolta siamo buoni, non entriamo neanche dentro la stazione, perché è già stata fatta vedere anche da altri, perché sennò altrimenti dentro la stazione potremmo girarci un altro film. Ad esempio, se volessi buttare qualcosa nel cestino, qui la vedo un po' difficoltosa, Ma nel cestino, come ben vedete tutti, c'è scritto AMSA Milano. Adesso, questo è abbastanza intollerabile però, Un ingresso di una stazione che ci sia tutta sta schifezza qui. Poi guardate anche gli androni, non vi arriva l'odore, ma fidatevi, qui tutto pisce, cacca, schifezze varie. Quindi, un'altra cosa che dobbiamo segnalare anche questa, locali abbandonati all'interno. Sì. Vengono utilizzati forse per servizi, eccetera. Il vetro è anche saltato, ok. E di fronte, comunque scendendo, questa è la parte centrale dove si entra, l'ascensore famoso è questo qui, comunque. Che oggi pare che sia funzionante, quindi. Ok. Sì, riprendilo dentro un attimo così si vede. Un po' di scritte, un po' di cose varie, però oggi almeno funziona. E poi vendita abusiva agli ingressi, perché chiaramente non c'è nessun controllo, quindi gliene frega a nessuno di stare a fare tutte le robe che facciamo noi. Ma andiamo avanti ancora. City Report.